Nella splendida cornice naturale di Trani, dal 1974 è ospitato il carcere. Una scuola, una chiesa e un lavoro sono i diversivi e le chance di riscatto offerte ai detenuti. Tutta la giornata deve essere trascorsa fuori dalla cella, impegnati in varie attività che vanno dall'attività trattamentale a quella scolastica, a corsi di formazione e in particolar modo al lavoro e quindi abilità poi da spendere anche all'atto della dimissione. La struttura oggi ospita oltre 60 detenuti più del previsto. Un problema, quello del sovraffollamento, presente già negli anni 70. La situazione era senz'altro di affollamento innanzitutto e anche di commistione di persone diverse dalla criminalità comune ai terroristi di destra e di sinistra, per cui c'era un clima molto vivace e anche c'erano belle menti, perché questo bisogna dirlo. Un punto di svolta nella storia penitenziaria italiana è stata la legge Gozzini dell'86 e come la legge Basaglia ha rivoltato il concetto stesso di manicomio, la Gozzini ha cambiato per sempre il carcere. È stato il momento in cui, nonostante tutti i problemi, si è cominciato a pensare all'osservazione della personalità, alla concessione dei permessi, alla concessione delle misure alternative che erano assolutamente impreviste prima della riforma. Le difficoltà odierne, invece, rispecchiano un'Italia e un'Europa più attente a tenere i conti in ordine che alle piaghe sociali. L'inclusione sociale funziona limitatamente alle risorse materiali ed economiche di cui noi siamo in possesso. Ma tra sovraffollamento e carenza di fondi si cerca comunque di offrire un futuro a chi ha scarabocchiato il proprio passato. L'esempio più bello è la cooperativa Campo dei Miracoli, che ha messo su una produzione di taralli. Sì, all'inizio che siamo scesi a lavorare non eravamo pratici, c'erano degli altri detenuti che in mano è una ruota che gira. Io imbaro Michele imbaro l'altro detenuto, è una cosa che gira. Io ho fatto sia questa che la cucina quella parte, faccio il cuoco. Senti, ma ce la puoi rivelare la ricetta oppure è un segreto? No, è un segreto, è un segreto professionale. La voglia di sorridere non sfugge all'occhio attento di chi lavora ogni giorno per allontanare vite dal baratro. Non ho perso l'entusiasmo, nonostante tutte le difficoltà che ho incontrato in questo percorso piuttosto lungo, ma forse perché già inizialmente non ero entrata con particolari illusioni, non mi ero ripromessa di salvare il mondo e ero consapevole che non avrei potuto farlo, per cui a me bastava riuscire a salvarne qualcuno. Recuperare, perché in fondo l'obiettivo ultimo del carcere è e resta l'inclusione sociale.